Andiamo su YouTube. Giulio Ramazio. Full day a Viti. Clicchiamoci un po'. Ma questo è stupido. Come fai a bruciare grassi e mettere massa muscolare allo stesso tempo? Cioè, dislike subito. Mettiamoci pure un commento. Si vede che è il tuo primo giorno in palestra. Tanto non lo vedrà mai. Hai bruciato grassi e messo massa muscolare. Buongiorno regà, è martedì 10 novembre e oggi vi faccio vedere un full day of eating in ricomposizione corporea. Quindi sto provando a migliorare la mia composizione corporea per bruciare grassi e mettere massa muscolare allo stesso tempo. Mi sono appena svegliato, sono un po' assonnato. Quando mi sveglio non avendo fame inizio con il digiuno intermittente. Mentre in passato mi forzavo a digiunare la mattina, adesso è semplicemente diventato il mio stile di vita. Lo faccio da 3-4 anni, mi ci trovo molto bene, quindi invece di mangiare subito mi faccio un piccolo caffettino. E diciamo che a volte ci sta il dilemma che tipo di caffè farsi. Stavo in Italia, solitamente espresso. Il fatto che abitando 5 anni in Inghilterra mi sono abituato a fare i caffè lunghi, e anche se devi studiare o lavorare, psicologicamente è più semplice e più divertente bere su un bibitone, secondo me, rispetto a semplicemente farti uno shot di espresso ed è finito là, soprattutto se non mangi nient'altro. E quindi ci serve solamente il caffè normale, un filtro per il caffè, e poi ci serve la macchina da caffè oppure un altro tipo di French press o Chemex. Solitamente per 4 tazze ci aggiungo 5 cucchiai. Alright, poi qua basta che accendiamo e si dovrebbe iniziare a fare. Mentre il caffè si stava preparando, io sono andato a clean myself up un pochino. Here we are, un tazzone di caffè. Ci aggiungo uno o due pasticche di dolcificante, zero calorie. Le persone hanno difficoltà a passare dallo zucchero ad un dolcificante zero calorie. Dovrebbe essere una scelta abbastanza facile da fare. Un goccetto di latte scremato. Non è un vero e proprio digiuno, ci saranno 10 calorie, 15 calorie, ma io praticamente non le conto. E allora io questo lo conto come zero calorie, non è un vero e proprio pasto. Nell'arco della giornata proverò a fare due pasti un po' più grandi e magari due o tre snack, stare sempre tra quei 4 e 6 pasti giornalieri per poter dividere al meglio le mie proteine su questi pasti, perché si è visto in alcuna ricerca la cosa fondamentale è sempre il totale proteico giornaliero, che dovrebbe essere oltre 1.6 grammi per chilo corporeo secondo gli ultimi studi. E in più, dopo aver ottimizzato l'introito totale, dividere anche le proteine abbastanza equamente tra i diversi pasti. Quindi invece di fare un mega pasto proteico, se puoi dividi le proteine anche in bolus di 20, 30, 40 grammi con ogni pasto, e sembra massimizzare e ottimizzare la sintesi proteica. Quindi eccoci al primo pasto della giornata, molto rapido, molto easy. Questo è il pasto pre-workout, fra una ventina di minuti andremo ad allenarci, quindi voglio mangiare qualcosa che non mi appesantisca, che però mi dà un pochino di energie. Una mela verde, facilissima, mi piace un sacco che è aspra, e questa barretta cookie dough di Foodspring, che è una bomba. E questo ormai è il pre-workout che faccio quasi da un mese e mi sento benissimo. E in passato ci sono stati alcuni commenti che mi dicevano: ma come mai mangi così poco prima dell'allenamento? In realtà io seguo le raccomandazioni esposte da Eric Helms in un paio di studi, articoli scientifici che aveva scritto, che era Evidence-Based Natural Bodybuilding Recommendations, preparazione a gare di natural bodybuilding, in cui praticamente dice: la cosa importante è che intorno all'allenamento prendiamo 0.3 grammi per chilo corporeo di proteine. Io le prendo da questa barretta, e in più, se vogliamo, anche uno 0.3 grammi per chilo corporeo di carboidrati. Per gran parte di noi esce tra i 20 e i 30 grammi di proteine nel pasto pre-workout e nel pasto post-workout come minimo, e se vogliamo ci aggiungiamo i carboidrati, e io in questo caso ce li aggiungo dalla mela. Quindi se ci sono commenti che dicono: ma come mai è troppo poco, mangi poco, dovresti mangiare di più, in realtà io sto rispettando queste raccomandazioni. Se voi vedete che in pratica avete più fame e avete più bisogno di un pasto grande, andate pure. Io ormai mi alleno da anni e ho notato che un pasto, ma non troppo eccessivo, così che non mi rallenta ma che mi fornisce solo energie,
è quello che sento bene io. E pre-workout è anche quando mi prendo gli altri integratori, così che non mi dimentico. Solitamente come pre-workout e intra-workout sto prendendo questo recovery aminos, non è assolutamente essenziale, ma mi dà un pochino di energia, gusto è buono e quindi lo prendo. Prendo anche la creatina, questi sono 5 grammi al giorno. Solitamente faccio 2-3 grammi prima, 2-3 grammi dopo. Ci sono alcuni studi che dimostrano dei maggiori benefici con l'assunzione post-workout, ma in realtà, dato che funziona a saturazione dei livelli di creatina nel muscolo, a mio parere basta che prendete 5 grammi al giorno quando volete con un pasto e state a posto. Poi zinco e magnesio non lo prendo ogni giorno, lo prendo quando mi sento un pochino scarico di energie, una dose al giorno che dovrebbe essere sui 200 mg. Ci tengo anche a dire che nessuno di questi integratori è essenziale, fondamentale. Io li assumo perché voglio ottimizzare i miei livelli di macronutrienti e di micronutrienti, perché voglio essere sicuro di colpire tutti i miei fabbisogni giornalieri, ma non sono essenziali gli integratori. A mio parere, come dice il nome, stanno a integrare una buona dieta. Quindi magari nella piramide delle cose, l'integrazione è proprio l'ultimo livello che vogliamo ottimizzare per avere quei 5% di risultati in più, forse la ciliegina sulla torta, ma non pensate che l'integrazione vi salva da una cattiva dieta, ok? Ci tenevo a dirlo. Detto ciò, noi andiamo ad allenarci. So che nei full day of eating le porzioni di allenamento non vanno così bene, quindi vi mostro solamente rapidamente 3 o 4 esercizi e poi torniamo col pasto post workout, che sarà una bomba. Brothers and sisters, there is a place for you in America. Ok ragazzi, ci siamo col pasto post workout. Questo è uno dei miei pasti più grossi. Dietro di me Ele sta facendo il suo solito piatto di mega verdure, che noi non andremo a replicare perché vi voglio far vedere dei pasti un pochino più buoni. Questo pranzo, diciamo, è composto in due parti. La prima è tipo, diciamo, un piccolo aperitivo. Ho del sedano, ho messo due di queste vasa per un po' di carboidrati, che sono veramente una bomba, dei fiocchi di latte e un avocado intero. A questo ci abbino invece i protein french toast, che andremo a fare con queste whey protein alla vaniglia di Foodspring. Ci aggiungiamo un uovo intero e poi due bianchi d'uovo, quindi scarteremo due tuorli, e abbiamo bisogno di 3 fette di pane. Vi faccio vedere come fare. È molto rapido, è facilissimo ed è proteico e buonissimo. Ora mettiamo a riscaldare la pentola e adesso ci aggiungo il pane qui dentro e poi ci verso sopra il nostro preparato. Ok, abbiamo quasi preparato. Devo dire che qua abbiamo distrutto il pane nella padellina minuscola, così si è distrutta. Voi, se potete, utilizzate una padella più grossa, ecco, così che potete mettere bene il pane. Ci aggiungiamo anche un po' di yogurt al cocco. Ma voi non potete capire che profumo buono che ci sta per casa. Cioè, saranno bruttini, ma... Sì, diciamo una cosa, se volete vedere il profumo, se volete vedere i piatti fatti bene, andate da Zoopilicious. Se volete le cose buone, proteiche, venite da me. Questo è quindi il pranzo di oggi. Come vedete, tanto volume e tanto focus su proteine, anche abbastanza tanti grassi, perché io in generale mi sento meglio con i grassi alti, e questa è una cosa che viene un pochino con l'esperienza. Ho fatto molti periodi di carboidrati molto alti e grassi bassi, tenevo veramente i grassi a tipo un 40 grammi, ma dagli ultimi 6 mesi, da quando ho iniziato una ricomposizione, ho aumentato i grassi, ne tendo a mangiare sugli 80 grammi al giorno, se non addirittura di più. Quindi ho abbassato i carbo in favore di grassi e prediligo il volume. E questo è il pranzo di oggi. Allora, si è fatta l'ora di cena e ieri sera Ele aveva cucinato del pollo al mandarino e abbiamo anche fatto al forno una sorta di parmigiana mettendo melanzane e della passata al pomodoro, e io poi dopo ci vado ad aggiungere un pochino di parmigiano. Ele il pollo invece l'ha fatto al mandarino e con la salsa di soia, quindi in padella mentre lo cucinavo ci ha aggiunto salsa di soia e un mandarino, mi sembra. Mi ho registrato i passaggi
oggi e gli ingredienti. L'ho fatto per due porzioni, quindi due mandarini, ma se lo fate per una porzione un mandarino. E quindi ieri ho mangiato la prima metà e oggi a cena abbiamo già preparato la seconda metà. E solitamente tendiamo a fare così, così che non dobbiamo cucinare ogni sera, bensì ci prepariamo e magari cuciniamo per una sera, una cena, un pranzo, oppure due cene, eccetera eccetera. Vi faccio vedere il piatto. Sembra un pochino secco, ma semplicemente perché lo stiamo riscaldando. Ieri era più umido, era buonissimo, ma anche oggi sarà buonissimo. Questo è il pollo che dicevamo, fatto con la salsa di soia e mandarini o mandarancio o arancia, viene veramente buonissimo. E qua invece le melanzane, che se le tagliate fine e ci buttate sopra praticamente dentro al forno in una teglia, ci aggiungete della salsa al pomodoro. Io ho utilizzato quella, c'è qua in Spagna che è buonissima, potete usare la mutti o che so io, vengono una bomba. E poi ci andiamo ad aggiungere anche un pochino di parmigiano grana padano grattugiato, che dà un po' più di sapore anche alle melanzane. E poi qua accanto ci aggiungo il sedano, e avete visto che mangio sedano sia a pranzo che a cena, perché è una delle verdure che personalmente mi piace di più, perché è molto molto acquosa, croccante. Quindi sedano e carote è ciò che anche a dieta mi fa pensare quasi che sto mangiando carboidrati, perché sono croccanti. Sembra stupido, ma se mi capite, mi capite. Se vi mancano le cose croccanti perché state a dieta, scegliete carote e sedano. E quindi io sono strafortunato che a Ele piace cucinare, fa veramente un sacco di teglie di verdura, e a volte facciamo zucca, a volte zucchini, a volte melanzane. Io personalmente ho notato, mangiando tutte queste, che la zucca è buonissima, però le melanzane è la cosa che mi piace di più, perché appunto col pomodoro e col parmigiano sembra praticamente una parmigiana un po' più fit, ed è veramente buonissima. E questo è quello che vi stavo provando a dire. Comunque sì, mangio questo, aggiungo ora il parmigiano, e abbiamo anche poi un po' di spazio per il dessert che faremo, e non vedo l'ora di mangiare. Ok, momento of the dessert. Allora, ci facciamo una cosa che non abbiamo, che non ho mai portato sul canale: i popcorn. Questi hanno 0% di grasso aggiunto, quindi sono molto molto secchi. Infatti per una bustina sono 70 grammi e sono più o meno 220 calorie. Quindi ne facciamo una di questa in microonde, e hanno un sacco di volume, e anche questa dieta ti salva. Mi prendo anche un mandarino, così che abbiamo un po' più di vitamina C per la giornata, un po' più di micronutrienti. E in più io ed Ele, se vi fai vedere qua, abbiamo preso questi due cioccolati dal supermercato. Io solitamente finisco ogni sera con qualcosa di dolce, di buono. Questo è l'85% cioccolato fondente, questo invece è cioccolato al latte con la mousse di hazelnuts, di nocciola. Entrambi non hanno zucchero aggiunto, bensì stevia, quindi è un pochino meno dolce. Questo è buonissimo, il mio preferito. Sembra Lindor. Sì, no, è buonissimo, buonissimo. Questo invece è un po' più amaro. E quindi sì, metto questo in microonde e vi faccio vedere il prodotto finale. Oh yes, guardate che mega pacco. Oh yes. Aspettiamo. Poi ci aggiungo anche una zolletta di questo e uno di questo. Vi faccio vedere qui, quindi ci abbiamo il mio mandarino piccolissimo, questo ovviamente cioccolato che vi dicevo alla nocciola, questo fondente con lo stevia. Faccio un po' d'occhio, ma questo sarà 15 grammi, ormai sono abbastanza esperto. Poi qua abbiamo un mega bowl di popcorn, cioè guardate quanto è grande, quanti ce ne sono, e ce ne stanno ancora a metà qua. I popcorn fit veramente, grazie a Greg Doucette che ha parlato di popcorn, quindi alla fine sono un'ottima fonte voluminosa a dieta. Cioccolato, c'è tutto il cioccolato. Se questa cade... Ci sta, ci sta. E ha imparato dal migliore. Greggy, no. Cosa? Dovevi dire so delicious. Ah, so delicious. So delicious. Ho filmato l'ultima clip del giorno, ma mi sono dimenticato di accendere il microfono, e quindi ecco che mi ritrovo a finire con un voiceover, scusami tanto. Per concludere il full day of eating, prima di andare a letto, è da un po' che sto provando dei prodotti a base di CBD,
In questo caso presi da Nature Can Italia, e potete trovare il link e il codice sconto in descrizione. In questo caso mi sono fatto una porzione dei loro gummy bears o orsacchiotti al CBD, che mi sembra che hanno 20 mg di CBD ciascuno. Il CBD non è altro che la parte non attiva della pianta della cannabis, e ci sono in atto alcuni studi a riguardo degli effetti sulle persone che vanno in palestra, ma per ora mi limito a dire che potrebbe avere dei benefici di rilassamento per chi soffre di ansia cronica. Questi benefici non sono ancora stati mostrati in popolazioni sane che non soffrono di stress cronico, ma dato che io stesso in passato ho avuto dei problemi di stress, di cui magari vi parlerò in un altro video, ho deciso di testare i prodotti e vedere come mi ci trovo. Con questo concludo la mia dieta e la mia integrazione giornaliera, metto macronutrienti e calorie in questo momento sullo schermo e, come vedi, sono in leggero deficit per me, che ho un mantenimento attualmente sulle 2.400-2.500 calorie stimate. Questa che vi ho fatto vedere in questo video è una dieta su misura per me, quindi tu dovrai impostare la tua calcolando i tuoi fabbisogni calorici di macro giornalieri a seconda del tuo obiettivo. E per aiutarti a farlo, se non hai già acquistato la mia guida scientifica, ho anche aggiunto un calcolatore gratuito che puoi trovare sul mio sito muscoliavita.com. Questo è tutto da parte mia, e se vuoi capire di più su come fare una ricomposizione corporea, ti invito a seguirmi su Instagram, che negli ultimi post sto mostrando alcuni studi ed anche la mia esperienza personale a riguardo. Ti ringrazio tantissimo della visualizzazione, mi raccomando, lasciaci un like se ti è piaciuto il video, e noi ci vediamo con un vlog molto presto. Bye bye!